risultato, col risultato di 0-0 il match tra Chieti e Cavese, un risultato tra l'altro inedito qui all'Angelini. Il Chieti non aveva mai pareggiato dopo 3 successi e 3 sconfitte, un risultato che penalizza il Chieti soltanto in minima parte, più che altro per lo sforzo generoso nel secondo tempo, ma che la dice lunga sulle difficoltà della squadra neroverde a tradurre le occasioni in gol. Manca l'uomo giusto, l'uomo che possa appunto essere l'opportunista nel momento decisivo, quello che metta dentro il pallone che la sua squadra crea. È il caso anche di Di Matteo, che oggi ha fallito una serie di opportunità, soprattutto clamorosa al 22esimo della ripresa, ma è anche vero che alla squadra manca un gioco che dica qualche cosa di positivo. Non a caso sono venute fuori dalle gradinate soltanto fischi, disapprovazioni nel contesto dell'intero incontro, complessivamente modesto, nonostante un buon quarto d'ora della squadra cavese che ha impensierito più del previsto i teatini. Ma vediamo subito la cronaca nel contesto di un match modesto, come modesto è stato l'arbitro che dopo 13 secondi ha ammonito, tempo di record Corino degli ospiti. Al terzo minuto c'è un'azione di Laghi che conclude alto, al settimo minuto c'è un'insidiosa girata del bravo esperto Limetti che termina a fil di palo, ospiti ancora pericolosi all'11esimo con Piemonte che insidia Pisano. Sempre all'11esimo Ambrosi conclude per un assist di Limetti sul primo palo, Pisano blocca. Si fa vivo il Chieti soltanto al 21esimo con un lancio preciso di Laghi per Bovio che corre a tu per tu con Corino, i due terminano a terra, la conclusione finisce a fil di traversa. Un cross di Lopinto al 24esimo e Pisano salva su Ambrosi smanacciando bravamente in uscita. Al 26esimo c'è un tiro di Lopinto pericolosissimo a fil di palo su assist di Ambrosi. Al 29esimo il Chieti recrimina per questa azione molto dubbia in area della Cavese, punizione di Gabriele. Delia viene spinto nettamente da Tergo, l'arbitro che non mastica molto i calci di rigore lo nega. Al 39esimo si ripete, anzi addirittura c'è questa azione di Di Matteo che viene punita con una simulazione di fallo. Di Matteo salterà per raggiunto numero di gialli il prossimo turno a Marzale. Al 40esimo invece sono gli ospiti pericolosissimi, Limetti, poi Lopinto, apertura ottima per Piemonte che è tutto solo ma si allunga la sfera, Pisano è pronto. Al 48esimo c'è una punizione di Gabriele per Bovio che fallisce la facile girata. Nel secondo tempo il Chieti inserisce Turchi sulla destra, va via Bovio e quindi il Chieti si fa più minaccioso a più riprese ma senza gran gioco e soprattutto con poca lucidità negli ultimi 4 metri. Al secondo ci prova Delia, sinistra per Palazzini, poi l'assist per Di Matteo, il tiro sul primo palo respinge Luceri. Al quarto c'è un assolo di Di Matteo su cui salva Carafa, ottimo il capitano ospite. Al decimo angolo da destra di Gabriele, incornata di Laghi fuori. Al 16esimo c'è un gol annullato a Laghi ma per fischio precedente per fallo di Palazzini su Carafa. Al 17esimo un tiro debole di Delia su azione personale. Al 22esimo l'azione più ghiotta per Chieti, un cross di Laghi da sinistra, sforbiciata splendida, la cosa più bella di un Palazzini in ombra, proprio di Palazzini, e bravo Luceri che respinge però sui piedi di Di Matteo che fallisce da 2 metri colpendo sul corpo di un suo avversario. Al 27esimo Gardini crossa da sinistra, Gardini il migliore per Palazzini che non colpisce in semirovesciata, Turchi appoggia Delia e il tiro finisce fuori. Al 29esimo girata debole fuori di Turchi. Al 43esimo ultimi singulti di Matteo, finisce a terra mentre cerca di sistemarsi la palla, altra azione dubbia. 47esimo c'è un tiro debole per gli ospiti di Lopinto. Al 49esimo per poco Pisano non completa la giornata, no, con questo rinvio sui piedi di D'Ambrosio che incredulo conclude debolmente proprio sulle braccia di Pisano. È l'ultima opportunità per gli ospiti ma anche per un Chieti che ha segnato un'altra pagina storta. In casa tornerà per chiudere quest'annata amara il 28 prossimo contro il Terranova Gela, ultima della classifica. Allora magari si vedrà. Presidente Albergo, non era questo certo il Chieti che si aspettava in estate? Beh, il Chieti che mi aspettavo in estate era un Chieti che, facendo un bilancio ad oggi, abbiamo mancato solo degli appuntamenti col gol. A differenza di oggi, oggi secondo me è stata la partita che più mi ha lasciato l'amaro in bocca. Però in altre circostanze abbiamo giocato anche alla grande, abbiamo contro squadroni come il Sora, si creano 4 azioni da gol, non si fa gol, sono stati mancati e quindi il punto è esclusivamente, secondo me, almeno lo era fino a oggi, invece è stata una palla, era la questione di mettere la palla in rete, di un attaccante esperto, di un attaccante, un rapidatore d'aria.
Presidente, lei parla di un attaccante, ma sì, ci saranno novità già dalla prossima settimana? È da tempo che stiamo cercando questo attaccante. Io sto sentendo anche di là il mister che lo sta dicendo. Non è facile, ragazzi, ci stiamo dando da fare da 2 mesi. Chi per un motivo, chi non vuol scendere, chi perché aspetta, chi sta aspettando un'altra punta per conto loro, dalla C1, chi per la C2 non se la vuol togliere perché come Ignazio D'Amato, perché stanno puntando a vincere il campionato, chi per un altro motivo, chi ha scelto Romairone come Romairone, chi ha scelto la Cireale, leggevo oggi proprio che è andata a Cireale, noi l'abbiamo inseguita, noi ha detto che non veniva, quindi non è facile, veramente, non è facile reperire. Io mi auguro che la reperiamo per la nostra veramente tranquillità, per dare un assetto più completo alla squadra e fare in modo che non ci siano questi scompensi, quando perlomeno quando attacchiamo e giochiamo bene e facciamo gol e vinciamo le partite. Mister Florimbi, questo Chieti manca proprio di concretezza a questo punto. Beh, di concretezza, ecco, abbiamo fallito un gol nel secondo tempo, forse negli annali del calcio è difficile da ricordare una cosa così, però può succedere, ecco. Io non voglio crocifiggere questo ragazzo perché anche lui ce la sta mettendo tutta, va così, è un momento storto, cioè un momento in cui, ecco, una squadra cerca di vincere disperatamente una partita e lo fa perché vedo che si allenano seriamente, che si applicano anche con altrettanta voglia e abnegazione, e poi vanno sul campo, magari raccolgono un po' meno. Però, ecco, non esasperiamo, stiamo un attimino tranquilli perché il campionato è molto lungo e soprattutto vediamo che ci sono dei risultati incredibili. Noi domenica avevamo pareggiato sul campo della Strega, sembrava che avessimo buttato via dei punti. Oggi va a vincere ad Avezzano e questo sta a significare che è un campionato molto equilibrato. Ecco, Florimbi ha chiesto qualcosina alla società, un rinforzo soprattutto in attacco. Sì, ma io questo al di là di tutto lo chiedo perché abbiamo 2 giocatori contati. Oggi Laghi, a 20 minuti dalla fine, mi chiedeva la sostituzione perché aveva qualche problema fisico e non l'ho potuto fare perché non avevo alternative in attacco e quindi, diciamo, anche numericamente non ci siamo. Però ci stiamo muovendo, abbiamo interpellato diversi giocatori e in questo momento non è facile reperirli sul mercato, o perché le società non li danno, o perché chiedono un sacco di soldi, o perché per altri motivi che adesso è inutile, diciamo, elencare qui. E oggi ci si è messo anche l'arbitro all'ennesimo, che magari c'era un fallo di rigore. Ma... Sì, io, ecco, l'ho detto, l'ho rimarcato anche prima, ai più è sembrato un fallo nettissimo, però l'arbitro era lì vicino, probabilmente avrà visto meglio di noi, non lo so. Rivedremo dalle immagini, può darsi che ci siamo sbagliati.